almeno uno alla festa in onore di Santa Lucia, che domani, attraversando le principali vie della città, giungerà in borgata, dove rimarrà per 8 giorni. Questa mattina il simulacro è stato traslato dalla cappella, in cui è custodito durante l'anno, all'altare maggiore. Sono stati tantissimi fedeli che hanno partecipato all'importante momento di devozione, presenti anche gli studenti del liceo Gargallo di Siracusa ed alcuni atleti. Seguito da tutti, noi stiamo cercando di ampliare sempre più le presenze durante i momenti belli e intensi di Santa Lucia. C'erano i bambini di una scuola, c'erano i ragazzi del Gargallo, c'erano atleti di alcune squadre sportive. Abbiamo dovuto fare anche 2 turni nella traslazione proprio per permettere a tutti di poter partecipare. E questa voglia di condivisione, di partecipazione, di essere presente, che è quello che a noi piace. Santa Lucia è di tutti quelli che vogliono essere accanto a lei, e oggi ne è stata data una prova. Intanto alle 19 in cattedrale verranno celebrati i primi vespri della solennità, presieduti dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo. Al termine, a nome della città, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, offrirà un cero alla Santa Patrona. Saranno presenti anche alcuni sindaci della provincia, che offriranno dei doni del proprio territorio. Domani il giorno clou dei festeggiamenti. Alle 10.15 in cattedrale, Monsignor Emil Polschering, nunzio apostolico in Italia e Repubblica di San Marino, celebrerà il solenne pontificale. La solenne funzione sarà animata dal coro polifonico diocesano. Alle 15.30 l'uscita del simulacro in Piazza Duomo, che si preannuncia come ogni anno, sarà colma di fedeli, e dopo il consueto ed atteso discorso di Monsignor Salvatore Pappalardo, dal balcone centrale del Palazzo Arcivescovile, il via alla processione. Quest'anno, in Piazza Duomo, il Corpo dei Vigili del Fuoco omaggerà la Santa Patrona ed il simulacro uscirà dalla cattedrale portato in spalla dagli uomini del Comando Provinciale di Siracusa. C'è l'omaggio dei Vigili del Fuoco, che sarà una sorpresa: daranno un omaggio secondo quello che è la tradizionale presenza dei Vigili del Fuoco, e ci sarà questo omaggio che verrà dato in piazza. C'è questo legame che ormai è consolidato, che risale al terremoto del 1990, tra Vigili del Fuoco e la nostra patrona, e domani verrà consolidato e verrà ancora una volta rafforzato. All'arrivo della processione in borgata, dopo lo spettacolo pirotecnico, la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro verrà elevata a santuario diocesano. Come da tradizione, la nostra emittente trasmetterà in diretta le fasi salienti della processione. Ci saranno dei giochi di luce che faremo in piazza e dei botti che verranno sparati alla gradina. Di più non potevamo fare, perché la nostra è una città particolare, una città che va tutelata e protetta, ed è quello che siamo riusciti a fare.